Allora, mister, finalmente un punto. Quindi, anche se la partita non rispecchia le aspettative della partita qui in casa con la Serrese, però si incomincia a vedere del gioco, insomma, che quindi i nuovi innesti fanno ben sperare. Sì, sì, stiamo lavorando parecchio durante la settimana, anche se servono sempre i due laterali che si sono allenati una volta sola, quindi cerchiamo di costruire un qualcosa che ancora siamo lontano, no? Però cominciando a muovere la classifica, oggi abbiamo preso due gol su errori nostri, due tiri, due gol, sempre per errori nostri, quindi in settimana lavoreremo per affrontare questo San Calogero che domani gioca contro il Chiaravalle, credo, e vediamo muovere la classifica. Certo, un punto è molto poco, però è l'importante farlo, no? Oggi molto vento contro il primo tempo, quindi i ragazzi hanno sofferto, però dopo la squadra è uscita fuori e abbiamo tenuto il pareggio. Quindi bisogna continuare su questa strada per uscire da queste secche della classifica, per dire. Ecco, pare che adesso abbiate rosicchiato un punto. Sì, 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 la squadra è nuova purtroppo, bisogna lavorare, certo, non ci abbiamo tempo, bisogna fare punti. Speriamo di fare punto a San Calogero, consentendo malattie varie, e andiamo avanti così. Che dobbiamo fare? Stiamo lavorando per portare questo Soverato al limite della classifica, almeno. Allora, mister Marasco, si conoscevano, già si sapeva le difficoltà di questo incontro fuori casa, due squadre che hanno bisogno di punti, quindi voi avevate già sperato, segnando due gol, poi c'è stata la rimonta del Soverato. Sì, è un campo molto difficile, per me è un punto guadagnato perché la squadra non si è allenata fino alla Befana, il periodo di Natale siamo stati letteralmente fermi. Io ho iniziato questa settimana ad allenare e ho notato il deficit fisico rispetto all'altra squadra, infatti nel secondo tempo abbiamo sofferto molto. Il primo ce la siamo giocata e forti del vantaggio del 2-0 forse abbiamo peccato un po' ad abbassarci troppo, però ripeto, la condizione fisica ci ha un po' condizionato. Dovete recuperare una partita, mi pare con il Chiaravalle non si è giocato per le avverse condizioni del campo, vero? E il prossimo incontro? Prossimo recuperiamo prima mercoledì quella con il Taverna a Serra San Bruno, poi l'8 febbraio quella con il Chiaravalle. Speriamo di portare punti a casa per uscire da questa situazione e soprattutto di mettere minuti nelle gambe. Ha bisogno di nuovi innesti oppure la squadra più o meno è al completo così, o c'è qualcuno che non gioca alle aspettative? Gli innesti fanno sempre bene, però massima fiducia ragazzi che c'ho e andiamo avanti così, sperando in una salvezza fuori dai play-out possibilmente, se riusciamo.